Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre in compagnia dei miei gatti, che sono gli autori di questi rumori. Stamattina, durante queste registrazioni, non riesco proprio a farli stare tranquilli, quindi chiedo scusa per i rumori che ci saranno. In questo video vorrei parlarvi della consulenza investigativa che viene fatta al cliente. Dunque, è necessario precisare che non è che un cliente alza il telefono, il primo investigatore che chiama prende e ci valida l'incarico. È possibile, anzi è quasi certo nella maggior parte dei casi, che un cliente, come è giusto che sia, prima di decidere a quale agenzia affidare l'incarico, si faccia fare più preventivi, si faccia dare più pareri. Ecco che quindi veniamo alla consulenza investigativa preliminare. Dunque, la consulenza investigativa innanzitutto è finalizzata a capire il tipo di problema che ha il cliente, quindi che può essere dall'infedeltà, insomma, dalla concorrenza sleale, tutto quello che ci siamo sempre detti, e capire quali possono essere le strategie da mettere in atto, le tempistiche per quanto possibile, perché vi ricordate che abbiamo detto che non è mai possibile stabilire a priori la durata di un'investigazione, o meglio, è possibile stabilire la durata, ma non è possibile stabilire se si raggiungerà il risultato. Anche perché, come faccio io, titolare di agenzia investigativa, a sapere se il marito della cliente che è venuta da me lo beccherò oggi, domani, dopodomani, fra una settimana? Non si può sapere. Quindi un'agenzia investigativa seria che si rispetti non vi dirà mai sì, massimo 3 giorni lo becchiamo, massimo 5 giorni e chiudiamo, perché non è umanamente possibile saperlo in anticipo. Detto questo, appunto, la consulenza investigativa tende a stabilire le modalità operative, e soprattutto i costi, perché è chiaramente una cosa che il cliente vuole sapere, e vuole capire, che spese, andare a affrontare, o quantomeno, su che ordine, si possa essere. Perché secondo me la consulenza investigativa dovrebbe essere gratuita? Facciamo una piccola premessa. Chiaramente, se faccio questo video è perché ci sono agenzie che fanno pagare la consulenza investigativa. Ed è una strategia anche quella, e chiaramente ognuno fa come ritiene nella propria agenzia, e soprattutto, insomma, se nel tariffario è previsto, uno può fare pagare la consulenza investigativa quanto vuole. È una strategia di alcuni, io personalmente non la condivido perché ritengo che la consulenza fatta a pagamento metta già delle barriere fra noi e il cliente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel 90% dei casi è probabile che il cliente ci darà e ci dia comunque l'incarico, ma se io frappongo fra me e il cliente una barriera di tipo economico iniziale subito, ecco che questo diventa un motivo ostativo, diventa un motivo per, insomma, per far ritirare il cliente. E quindi la consulenza investigativa dovrebbe essere gratuita, proprio perché, siccome non abbiamo in una fase preliminare chissà quale impegno di tipo economico, finanziario nel fornire questo tipo di attività, perché poi si tratta comunque di fare mezz'ora, un'oretta, insomma un paio d'ore di colloquio con una persona. Non avendo appunto chissà quali esborsi per fare questo tipo di attività, è consigliabile per il cliente. Ecco, scusate, c'è il mio gatto che passa davanti alla telecamera. È consigliabile per il cliente cercare di fargliela gratuita, cioè cercare di dargli un servizio gratuito. Primo, perché comunque se non ci dà l'incarico non è molto molto sensato fargli spendere dei soldi in via preliminare, non sapendo poi di fatto come andrà a finire. Ad esempio, una tipologia che usano parecchie agenzie è quella di dire: ok, tu mi paghi la consulenza, se poi mi dai l'incarico investigativo io te la scalo, non te la faccio pagare, altrimenti mi trattengo il costo della consulenza. E anche questa è una tipologia, insomma, di approccio che può essere utilizzato e avrà delle sue logiche dietro, ma io personalmente, insomma, sono del parere che la consulenza debba essere fatta in maniera gratuita. Le ragioni non sono solo queste, sono in realtà molteplici, sono legate a delle logiche di marketing che, insomma, non starò qua a spiegarvi per non annoiarvi troppo, però tendenzialmente sappiate che
una consulenza gratuita dà comunque la possibilità o dà maggiori possibilità di acquisire il cliente. Provate a pensarci, a fare un ragionamento. Non so, su un esempio che mi viene così. Se voi doveste andare a fare, adesso invento, un preventivo in un concessionario, andate a fare un preventivo in un concessionario per un'autovettura, ma voi andate in un concessionario che ve lo fa gratuitamente, vi fa sedere, il venditore vi dedica del tempo, o andreste in un concessionario, adesso sto inventando, è solo per fare un esempio, andreste in un concessionario che magari invece fa preventivi solo su appuntamento e vi fa pagare 50 euro. Non è per la questione economica dello spendere o non spendere, è che credo che questo psicologicamente metta comunque una barriera al cliente. Poi va tutto bene, magari ci darà l'incarico, anzi magari il cliente reputerà quell'investigatore, quell'agenzia che fa pagare la consulenza molto più professionale. Ed è giusto ed è sacrosanto che sia così. Tendenzialmente, però, io ritengo che ci siano maggiori possibilità di successo se al cliente non facciamo pagare la consulenza. Ecco perché, quindi, a mio parere, la consulenza dovrebbe essere, sempre gratuita. Grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale.